benvenuti alla quarta edizione della Corri sotto la Rocca d'Angina. Quest'anno una novità per quanto riguarda il Piede d'Oro, in quanto varrà come dodicesima prova appunto del campionato del Piede d'Oro 2018. Una novità, anche se negli anni passati noi abbiamo già fatto questa gara e valeva come una gara serale, tre edizioni molto belle di gara serale su 5 km. Quest'anno la novità appunto di inserirla nel circuito del Piede d'Oro e dar modo a molti più atleti di poter vedere questo bellissimo percorso che adesso vi proporremo tutti quanti con la squadra, appunto su un circuito che sarà di circa 10 km. La partenza, ritrovo, tutto quanto sarà su questo bellissimo prato che si affaccia sul lago d'Angina. Vedete già in fondo la tensostruttura che ospiterà le premiazioni e poi ci sarà, per chi lo volesse, anche il pranzo a mezzogiorno, per chi volesse rimanere a mangiare appunto. Questa gara è organizzata dalla Sette Laghi in occasione della 17ª edizione della festa di fine anno del comitato genitori organizza con tutte le scolaresche. Non volevamo snaturare il percorso delle altre edizioni e quindi nella prima parte ci sarà tutto l'attraversamento del centro storico di Angira, molto bello. Si ritornerà ancora qui sul lungolago di Angira e poi ci sarà la parte innovativa, che è quella, la seconda parte, quella che caratterizzerà l'attraversamento dell'area faunistica dell'Osi, con bellissimi paesaggi che adesso vi proporremo. Allora, vi aspettiamo tutti quanti, speriamo numerosi, per domenica 10 giugno con partenza alle 9 qui ad Angira per la quarta edizione della Corri sotto la Rocca. Dopo le prime curve nel tratto cittadino siamo arrivati nella zona centrale della città di Angira, questo via Mario Greppi, che praticamente taglia in due il paese fino a sbucare praticamente in zona lago. Da lì ripercorreremo poi dopo una curva a sinistra tutto il lungo lago fino di nuovo alla fontana, sempre in zona partenza. Qui adesso a metà della via Mario Greppi abbiamo il primo chilometro. Qui al Carrobbio Villa Paletta siamo al primo chilometro della Corri sotto l'Angina, sotto la Rocca d'Angina. Lo stiamo attraversando e arriviamo al comune dove è posto il secondo chilometro. Ora, fra 200 metri, alla fontana abbiamo il traguardo volante. C'è il traguardo volante Decathlon qui alla fontana dove passano gli atleti. Per Dinici arriviamo verso le vasche della Magnese, dove è situato il terzo chilometro e il primo ristoro. Diciamo che entriamo nella parte boschiva del percorso. Perfetto. Eccoci che stiamo arrivando al punto di ristoro. Eccolo qua. All'incrocio dove vedete questi andranno al corto, ecco che vanno tutti al corto, il percorso, e questo invece è il lungo, che vanno verso il lungo. Praticamente
Praticamente dopo la prima uscita, diciamo, nell'oasi, ci dirigiamo verso via Campaccino, che praticamente ci porterà dritti in un rettilineo nella zona boschiva sempre dell'oasi e del campeggio. Eccoci che siamo all'interno dell'oasi bruschera. Questo è lo stemma della bruschera che ci sta ospitando. Eccoci, vieni Chiara. Allora, passata via Campaccino, siamo al 5° chilometro e adesso ci metteremo all'interno dell'area boschiva e passeremo attraverso la fattoria Merla. Ed eccoci qua, a metà del percorso boschivo, in prossimità delle cascine Merla, abbiamo il 7° chilometro. Riprendiamo gli ultimi. Questo è il servizio scopa. Servizio scopa per la gara dei corri sotto la Rocca d'Angera, la nostra amica tartaruga. Eccoci qui sul viale alberato che sta dietro il campeggio di Angera. Vedete questo bellissimo viale. Siamo sulla strada del campeggio di Angera, siamo al 7° chilometro. Andiamo, andiamo. Questo tratto, che sarà l'unico tratto in cui ci sarà l'incrocio di atleti, eccoci qui, ci sarà il punto di ristoro e qui si entrerà ancora nell'ultimo tratto dell'oasi e fra un 200 metri ci sarà l'8° chilometro. Andiamo. Qui siamo poco dopo l'8° chilometro, c'è questo ponticello con questo masso che vedete e qui ci sarà l'incrocio con le strade del lungo al corto e qui arriva il corto, vedete che arriva il corto e via. E qui dal ponticello dove c'è il masso arriva il lungo che si immette sulla stessa strada poi che porta all'arrivo. Riprendiamo via Pertini, strada asfaltata dove siamo arrivati e prendiamo dopo pochi centinaia di metri l'ultimo chilometro che ci porta all'arrivo. Eccoci, guardate che bel panorama che si scorge con la rocca all'orizzonte. Qui ormai siamo al campo sportivo e siamo praticamente al 9° chilometro ed è l'ultimo chilometro che ci riporterà sul lungo lago dove ci sarà lo sprint finale. Qui inizia il viale alberato, sono gli ultimi chilometri fino al porto Asburgico. L'ultimo chilometro e fino al porto Asburgico si gira a sinistra sul vialetto
che passa sul lungolago e che arriva fino all'arrivo. Andiamo. E qui giriamo a sinistra. Attenzione ai paletti. E qui non si può sbagliare, o si entra nel lago o si va all'arrivo. Quindi scegliete voi. Fare tutta manetta questa. Vedete il tendone e qui la zona dove ci sarà l'arrivo. Tutto perfetto, facciamo il vialetto fino in fondo, come se fosse un anello ricavato in una pista di atletica, dove tutte le persone che praticamente stanno alla zona di arrivo avranno la possibilità di guardare noi tutti col corrente arrivare in maniera molto spettacolare, con le spalle a rocca di fronte il Lago Maggiore. Bellissimo, e se siamo fortunati anche i cigni. Ciao. Ricapitolando, abbiamo ultimato adesso il giro, percorso molto bello, molto veloce, e ovviamente ci sarà da lavorare, per non fatemi impressionare magari da queste prime immagini, perché dobbiamo ancora lavorare bene e metterlo in condizioni veramente perfette. Allora, la prima parte, come avete potuto vedere, velocissima con l'attraversamento del centro storico, la seconda molto caratteristica, ci entriamo nell'oasi, l'area faunistica dell'oasi, ci saranno dei tratti, noi ci auguriamo che adesso il tempo si rimetta al bello, quindi si asciughi rapidamente, saranno dei tratti abbastanza impegnativi, ma tendenzialmente una gara molto molto veloce. Allora vi diamo appuntamento per domenica 10 giugno, mi raccomando, vi aspettiamo numerosi, e niente, Sette Laghi e Comitato. Ecco, l'ultima cosa, per chi lo volesse, il venerdì sera a partire dalle ore 18 ci saranno le gare riservate alle scolaresche, proprio qua all'interno di questo bellissimo pratone ci saranno appunto le gare riservate ai bambini delle scuole elementari e delle medie, ma aperte anche ai più piccoli, i bambini e i ragazzi che vogliono partecipare. Ciao a tutti, ci vediamo il 10 giugno.